Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6, ulteriore impennata di casi di Covid-19 in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore sono 746 su 4.766 tamponi, ben 26 le vittime da coronavirus, 21 sono riferibili alle scorse settimane, ma sono state comunicate solo oggi dalla ASL di Avezzano Sulmona, L'Aquila. Il servizio. Nuova impennata di casi giornalieri di positività al Covid-19 che va di pari passo con un proporzionale aumento del numero di tamponi processati. Sono 746 le nuove diagnosi da coronavirus, riscontrate in 4.766 test molecolari, con una percentuale di incidenza dei positivi del 15,6% contro il 15,8% di ieri. I casi odierni hanno età compresa tra 10 mesi e 101 anni e tra questi 449 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 91, di cui 26 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti, 26 in provincia di Teramo. Salgono a 15.888 i casi registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il totale risulta inferiore di una unità, in quanto è stato eliminato un caso risultato duplicato. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 26 nuovi casi e sale a 628 di età compresa tra 61 e 94 anni. Tutti residenti in provincia dell'Aquila. Nel dato sono compresi 21 decessi riferibili alle scorse 3 settimane, comunicati oggi dalla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4.832 dimessi guariti, più 163 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.428, più 556 rispetto a ieri. Sono 530, più 17 rispetto a ieri, i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 46, con un calo di 2 unità rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre 9.852 persone, più 539 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Dei 746 nuovi casi, 272 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 178 in provincia di Chieti, 143 in provincia di Pescara, 142 in provincia di Teramo, 19 di fuori regione. Scende di 9 unità il numero dei positivi per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Per decisione del Ministro della Salute Speranza, l'Abruzzo è ora classificato zona arancione. Ecco quali saranno le nuove restrizioni e regole in vigore da domani. Servizio di Giuseppe Dintino. L'Abruzzo cambia colore. Insieme ad Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana, la nostra regione da zona gialla diventa zona arancione, il livello intermedio di restrizioni. È quanto deciso dal ministro della Salute, Roberto Speranza. E la decisione non è in base al solo numero dei contagi, ma tenendo in considerazione 21 parametri introdotti con un decreto ministeriale del 30 aprile. Questi parametri sono divisi in 3 categorie. Ci sono indicatori sulla capacità di monitoraggio, quelli sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e gli indicatori relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari. Insomma, non solo la quantità dei positivi determina il rischio, ma anche la capacità di individuarli e monitorarli, nonché la robustezza o fragilità del sistema sanitario. Dopo una settimana di zona gialla, cresce l'allerta in Abruzzo, tanto che da Roma si è deciso che anche nella nostra regione occorrono regole più rigide, che entreranno in vigore da domani, mercoledì 11 novembre. Innanzitutto saranno vietati gli spostamenti da regione a regione, ma anche da comune a comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute o di altra necessità. Torna quindi l'autocertificazione obbligatoria per giustificare i movimenti. È comunque raccomandato, si legge nell'ordinanza, di evitare uscite superflue anche all'interno del proprio comune di residenza. Rimane inoltre il coprifuoco, dalle 22 alle 5 del mattino. Chi varcherà i confini comunali o si farà trovare in giro di notte senza un motivo ritenuto valido potrà incorrere in una multa che va dai 400 ai 1.000 euro, che può aumentare fino a un terzo in caso di reiterazione. Stessa cosa per chi esce di casa mentre è in quarantena precauzionale in attesa dell'esito di un tampone. Chi invece ha contratto il Covid ma non rispetta le restrizioni può incorrere in una sanzione penale con l'arresto da 3 a 18 mesi, oltre che in un'ammenda da 500 a 5.000 euro. In questi casi si può arrivare anche alla denuncia per epidemia colposa.
Da domani chiuse mostre e musei, chiusi anche bar e ristoranti 7 giorni su 7. Questi potranno lavorare solo per l'asporto fino alle 22 o per le consegne a domicilio senza alcun limite di orario. Possono invece rimanere aperti i parrucchieri, barbieri, ma non i centri estetici. Aperti anche librerie e cartolibrerie, negozi di computer, elettronica ed elettrodomestici, di articoli sportivi e biciclette, concessionarie di auto e moto, i negozi che vendono prodotti per la pulizia della casa e per la cura della persona, le ferramenta, i fioristi e i vivai, i negozi di animali e i negozi di giocattoli e vestiti per bambini. Chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, salvo che per farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Chiuse le università, salvo che per alcune limitate attività che riguardano matricole e laboratori. Chiuse le scuole superiori, che dovranno ricorrere alla didattica a distanza, salvo che per portatori di disabilità e in caso bisogna usufruire di laboratori. Mentre gli alunni delle scuole dell'infanzia, di quelle elementari e di quelle medie, continueranno a recarsi in classe. Inoltre, come era già previsto da un'ordinanza regionale, i mezzi pubblici potranno riempirsi solo la metà della capienza prevista dalla carta di circolazione, fatta eccezione per il trasporto scolastico. Chiuse sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine. Non si potrà giocare nemmeno alle macchine situate nei bar e nelle tabaccherie. Rimangono chiusi anche teatri e cinema, terme, palestre e piscine. Possono però rimanere aperti i centri sportivi. Si è arrivati a questo punto, io è da prima di Ferragosto che lamento il fatto che alle regioni non sono stati dati i poteri e i soldi per poter realizzare nuovi posti di terapia intensiva e attuare quel piano di potenziamento della rete Covid che a maggio è stato decretato dal governo, ma mettendo una serie di passaggi burocratici e di ostacoli con la mentalità da pianificazione sovietica che contraddistingue questo governo, e quindi da maggio la delega per poter operare mi è stata data solo un mese fa, l'8 di ottobre. In un mese stiamo facendo miracoli, abbiamo già di fatto raccolto, bandito le gare, assegnato le progettazioni ai progettisti, raccolto i progetti chiedendo ai progettisti di dimezzare i tempi di progettazione, però poi si può comprimere fino a un certo punto i tempi tecnici di lavorazione e soprattutto di effettuazione poi degli interventi di edilizia, e quindi adesso temo che con questa pesante onda, che è già molto pesante e non è ancora arrivato il freddo e non è ancora arrivata l'influenza, tra pochi giorni tutta l'Italia si ritroverà in zona rossa, non c'è poco da fare. Ecco, da domani tante attività dovranno per forza di cose chiudere le proprie saracinesche. Ha un messaggio per queste persone che comunque si sono trovate a riconvertirsi e poi a chiudere definitivamente? Sì, io sono molto dispiaciuto, da domani chiuderanno tutta la giornata, bar, ristoranti, pasticcerie. Io credo che sia stata anche questa decisione del governo, che la zona arancione corrisponde, chiude soltanto queste attività come se fossero le attività che diffondono il contagio. A me sembra un po' sproporzionato e anche poco efficace complessivamente, se si voleva fare una linea intermedia tra il chiudo quasi tutto della zona rossa e il tengo quasi tutto aperto delle zone gialle. Forse si dovevano individuare altro tipo di scelte, ne ho parlato, ho espresso questa mia perplessità anche al Ministro Speranza, ma questa è la decisione che ha preso il Governo e ci dobbiamo attenere alle regole. Spero almeno che i rimborsi, i ristori che sono stati decretati con i due ultimi decreti legge arrivino davvero in maniera tempestiva e possano essere almeno minimamente sufficienti a permettere a queste famiglie di poter tirare avanti e ripartire appena possibile. Restiamo in argomento. L'assessore alla sanità della regione Abruzzo, Nicoletta Veria, ha spiegato ai nostri microfoni quali sono stati i parametri tecnici che hanno portato l'Abruzzo in zona arancione e cosa si sta facendo per cercare di limitare i focolai in atto. In terapia intensiva si è raggiunta la soglia di allarme del 30%. Paolo Renzetti.
Da domani l'Abruzzo sarà in zona arancione, era una notizia nell'aria da qualche giorno. Le motivazioni che hanno portato a questo cambio di colore per l'Abruzzo? Sì, la valutazione del tavolo di monitoraggio del Ministero ha collocato la nostra regione in zona arancione perché abbiamo superato l'R Conti all'1,5, invece nella valutazione precedentemente eravamo all'1,29. Questo R Conti è stabilito sia dai numeri dei positivi, quindi dai contagi, dai focolai, dai tracciamenti, ma soprattutto anche dall'occupazione dei posti letto della nostra terapia intensiva. Noi nella nostra regione abbiamo raggiunto il 30% dei posti letto occupati in terapia intensiva e quindi questo è un segno di allarme, di preoccupazione, non tanto fino ad oggi, ma soprattutto per quello che potrebbe esserci da domani in poi. Per cui queste misure restrittive si ritengono importanti, indispensabili per ridurre i contagi. Quando ci sarà il prossimo monitoraggio da parte del Ministero? Questa valutazione di questa zona arancione vale 15 giorni, noi siamo monitorati ogni settimana in base ai 21 codici che loro vanno a riscontrare. Quello che diciamo come elemento importante della regione è che nonostante tutte queste difficoltà siamo a un buon livello del tracciamento e questo è un punto di forza. Bisogna migliorare ancora molto l'assistenza sul territorio ed è quello che in una rete stiamo organizzando continuamente dentro le nostre quattro ARS, perché purtroppo spesso e volentieri il problema è legato alla carenza del personale. C'è preoccupazione soprattutto per quello che sta accadendo, assessore, nel Teramano in provincia dell'Aquila? Sì, in questo momento ad oggi sono le due province che hanno un maggior numero di incidenza di positivi, ma soprattutto perché ancora gli ospedali non erano ancora pronti, attrezzati, perché come voi sapete è solo dopo l'8 ottobre che il Presidente ha avuto questa delega per la riorganizzazione dei pronto soccorso, per cui si sono create delle difficoltà nei pronto soccorso. Ad esempio ad Avezzano abbiamo però immediatamente recuperato attraverso una tenso struttura che sorgerà proprio dinanzi all'ospedale, ma rimodulando quelli che sono i posti letto in una rete Covid stiamo dando le giuste risposte. Dagli ospedali alle RSA invece qual è la situazione in queste strutture? Sì, uno dei motivi per cui abbiamo questo R Conti alto è dettato proprio dai focolai che purtroppo ci sono stati nella nostra regione, perché quando sorge un focolaio in una residenza per anziani, un focolaio che coinvolge un numero elevato di pazienti, e ne abbiamo avuto sia a Vezzano, a Lanciano, in altre realtà, e poi subito dopo c'è stata, dopo questo contagio, dopo questo focolaio, c'è stata la presa in carico da parte della ALS attraverso un'assistenza, attraverso un commissariamento per poter gestire al meglio la situazione. I numeri della pandemia in Abruzzo iniziano a far paura. A tal proposito il virologo Paolo Fazzi invita soprattutto i giovani ad avere comportamenti corretti. Vediamo. Ora più che mai è il momento di avere responsabilità nei comportamenti, rispettando il distanziamento, usando sempre la mascherina, lavandosi spesso le mani ed evitando assembramenti. Così il virologo dell'ospedale di Pescara Paolo Fazzi, che alla luce dell'aumento di positivi e anche della crescita dei ricoveri negli ospedali, a poche ore dal passaggio dell'Abruzzo fra le regioni arancioni e dunque con maggiori criticità sanitarie, invita la cittadinanza a non sottovalutare quello che sta accadendo. La cosa purtroppo importante è il numero dei soggetti che vengono ricoverati e che vengono ricoverati all'UTI. L'UTI sarebbe l'abbreviazione dei reparti di rianimazione. Questa volta da uomo della strada vorrei fare un appello, se possibile, a tutti i cittadini abruzzesi, perché ho visto, io sono di Pescara, che questo fine settimana, anche lungo la riviera, il tempo era veramente molto bello, però c'erano parecchie persone, molte senza mascherina, e chi faceva footing non lo faceva secondo i dettami consigliati.
Questa è una battaglia, anzi una guerra che si perde e si vince assieme. Dottor Fazi, il vaccino sembra ormai ad un passo, notizia di poche ore fa. Senza vaccino questa guerra non la si vincerà, diciamo, facilmente, comunque durerà molto tempo. E sentivo parlare stamane di un 90% di potere immunogeno, non è che sia elevatissimo, ma insomma già è tanto, perché tu riesci a creare quella che poi si definisce immunità di gregge, che poi in realtà per Covid-19 e per questo tipo di virus non si potrà mai realizzare, perché poi purtroppo l'immunità che abbiamo non è permanente e penso che non lo sia nemmeno quella determinata dalla vaccinazione. Però oggettivamente se è vera questa notizia, che se è vero, cioè il fatto che noi già da dicembre o da gennaio potremmo vaccinarci, ovviamente veramente possiamo cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel. L'ex sindaco di Teramo Maurizio Brucchi è stato nominato direttore sanitario della ASL Teramana al posto di Maria Mattucci. La sua è una nomina pro tempore in attesa della formazione di un albo regionale di idonei. Primo obiettivo, la creazione di nuovi posti letto Covid negli ospedali di Atri e Giulianova, visto che il Mazzini di Teramo è attualmente saturo. Tania Bonnici Castelli. L'ASL di Teramo ha un nuovo direttore sanitario. Il manager Maurizio Di Giosia ha nominato infatti Maurizio Brucchi al posto di Maria Mattucci, legalmente impossibilitata a proseguire nel suo incarico poiché in pensione da tempo. La nomina di Brucchi, chirurgo responsabile del servizio di senologia dell'azienda teramana ed ex sindaco forzista di Teramo, è pro tempore. In buona sostanza Brucchi sarà direttore sanitario aziendale in attesa che si proceda alla formazione di un albo regionale di idonei. L'obiettivo prioritario dell'ASL è ora però la gestione dell'emergenza. Il compito che abbiamo chiesto a Brucchi, che ci siamo detti, è il compito di lavorare insieme per contrastare in tutti i modi questa ricrudescenza del virus, ecco, perché oramai sta assumendo proporzioni importanti per il nostro territorio e quindi dobbiamo mettere in campo tutta l'esperienza, tutte le forze di tutta l'azienda per cercare di oltre controllarlo ma anche gestirlo. Appena ricevuta la nomina come direttore sanitario dell'ASL di Teramo, Maurizio Brucchi ha visitato gli ospedali di Giulianova ed Atri per pianificare nuovi posti letto per i malati di Covid. Il Mazzini purtroppo è saturo. Ieri sono mandato il direttore generale, ho iniziato una prima ricognizione, sono stato ad Atri dove ho incontrato il sindaco, ho incontrato il direttore sanitario e anche il dottor Marini. Adesso l'obiettivo è quello di cercare di mettere a disposizione del territorio più posti letto possibile. Ieri devo dire che ad Atri abbiamo fatto un buon lavoro, condiviso, ripeto, sia col sindaco che la prima autorità sanitaria e anche col direttore sanitario. Poi sono stato a Giulianova e anche lì abbiamo incontrato il sindaco Ivan Costantini e anche lì partono già oggi pomeriggio l'apertura di una nuova ala con i primi 15 posti letto, quindi questo ci permette un po' di respirare, anche se è solo l'inizio, perché ogni giorno arrivano al pronto soccorso tante persone che hanno bisogno di ricovero e quindi continuiamo con questa attività di recupero di posti letto nei vari ospedali. In questo modo, per adesso Teramo è già satura, adesso Atri e Giulianova, così come l'unità di crisi aveva dato indicazione. Attualmente l'idea dei vertici dell'ASL di Teramo è quella di lasciare libero l'ospedale di Sant'Omero dai contagiati di Covid, una sacca di sicurezza destinata agli altri malati affetti da gravi patologie, soprattutto tumorali. In vista della crescita dei contagi è necessario porre in essere dei correttivi immediati prima che questa emergenza ci travolga, lo afferma in una lunga nota il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. Abbiamo bisogno di più tamponi, spiega il primo cittadino teramano. In tale istanza è compreso il tema dei tamponi rapidi antigenici, ora fondamentali in particolare per le scuole. Abbiamo bisogno di più coinvolgimento, i lunghi tempi di attesa stanno spingendo le famiglie verso strutture private, ad oggi ancora non accreditate, per cui i risultati di tali tamponi non sono presi in considerazione se non dal buon senso dei cittadini. Cosa aspetta la Regione per accreditare le strutture e includerle in una cabina di regia finalmente efficace? Abbiamo bisogno di più organicità e capillarità. Non può essere Casalena l'unico sfogo per i test drive-in. Si allestiscono immediatamente altri punti, non solo nel capoluogo ma in tutta la provincia. Abbiamo bisogno di più medicina del territorio e sul territorio è il momento di chiamare a raccolta e responsabilità tutti gli attori della sanità, in particolare l'anello
l'anello territoriale, i medici di base. La medicina del territorio deve alzare forte le barriere di protezione e farlo col supporto delle istituzioni. Tutti, chiude D'Alberto, dobbiamo sentirci chiamati ad un sovraccarico di responsabilità. Non possiamo consentire che i cittadini si sentano soli, abbandonati agli eventi. Cambiamo pagina, soluzione positiva per l'avvertenza Yokohama. Dall'incontro di questa mattina fra sindacati, proprietà e commissario liquidatore è stata confermata come ormai vicinissima la cessione del sito di Ortona alla Alfagomma, società lombarda con uno stabilimento anche in Abruzzo, salvi di 80 posti di lavoro. Servizio di Alfredo Primante. La proprietà, quindi la Yokohama, ha accettato la nostra richiesta, e cioè che si affronti il tema della riconversione, del tema dell'acquisizione con la società Alfagomma. La scelta non era scontata, ma era nell'aria, anche alla luce del piano industriale che prevede importanti investimenti su lavoro e nuove produzioni. Sarà dunque la multinazionale lombarda del settore dell'oleodinamica Alfagomma a proseguire la trattativa di cessione dello stabilimento ortonese della Yokohama, destinato a diventare il terzo insediamento in Abruzzo dopo quelli nel Teramano. Questa mattina, nella videoconferenza con i sindacati, il liquidatore della Yokohama ha accettato la proposta delle parti sociali, che avevano già avuto l'avallo dei lavoratori nell'assemblea precedente l'incontro odierno. Il piano di Alfagomma prevederebbe il riassorbimento di una 80ina di lavoratori e più avanti investimenti ed ampliamenti che potrebbero portare ad impiegare fino a 150 persone. Scartata invece l'altra proposta, quella del gruppo IMM Hydraulics, che aveva avuto meno appeal anche tra i lavoratori. Voglio esaltare il lavoro fatto dai lavoratori che dal 27 di luglio non sono mai andati via dal presidio. Sicuramente è stato importante il confronto sereno che ha avuto con questa società, con il liquidatore. Sicuramente tutti i fattori che hanno portato, ovviamente senza demagogia, è importante che l'impresa, una volta fiutato la professionalità e il prodotto che si faceva, l'impresa è un fattore importante affinché possa investire. Senza l'impresa ovviamente non avevamo, diciamo, futuro. Ma questo però lo voglio dire anche tenendo conto e auspicando anche di continuare a lottare ai lavoratori della Bed & Fence, che è molto importante, che comunque sta sempre nei nostri pensieri, perché è una vertenza iniziata insieme. Credo che sia importante anche all'impresa tener conto delle professionalità. Sono stati pagati circa 600 dipendenti della casa di cura privata Villa Pini di Chieti, all'epoca di proprietà dell'imprenditore Vincenzo Angelini, dichiarata fallita il 17 febbraio 2010 dal Tribunale di Chieti e successivamente venduta all'asta. Dopo la dichiarazione del fallimento, nel corso degli anni si è definito il ruolo della ASL di Chieti, che da potenziale creditrice si è trasformata in debitrice nei confronti della curatela fallimentare, con un esborso finale di 19 milioni di euro che erano dovuti alla clinica per prestazioni effettuate. Ora finalmente è stata messa la parola fine, afferma Marco Angelucci, segretario provinciale della UIL FPL di Chieti. Almeno per i lavoratori, con soddisfazione possiamo dire che ci troviamo di fronte a uno dei pochi casi di fallimento in cui i dipendenti vedono soddisfatte le loro legittime richieste. Discorso diverso per gli altri attori di questa vicenda. Se è vero che i liberi professionisti hanno ottenuto una consistente parte del dovuto, mancano all'appello ancora i fornitori e non è ancora definito la trattativa Maristella. Quello che possiamo assicurare, conclude Angelucci, è che noi continueremo a seguire la vicenda fino alla conclusione definitiva per tutti i protagonisti. Siglato questa mattina l'accordo di collaborazione territoriale tra Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Banco di Napoli, lo sportello sarà operativo negli spazi di Palazzo De Maio a Chieti. Stefano Recanati. Apre in Abruzzo Cassa Depositi e Prestiti. Questo è già un grandissimo risultato, perché avere qui la presenza della struttura finanziaria più importante che esiste in Italia significa avere un supporto. Cassa Depositi e Prestiti arriva a Chieti e lo fa grazie ad un accordo firmato con la Fondazione Banco di Napoli, che nel maggio 2019 si è fusa con la Fondazione Chieti Abruzzo e Molise. Il nuovo punto informativo, inaugurato oggi presso la sede chietina della Fondazione a Palazzo De Maio, si inquadra nell'ambito della più ampia collaborazione attiva avviata con Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, che ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di CDP sul territorio e la cooperazione
collaborazione con le singole fondazioni per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio delle comunità locali. La Fondazione Banco di Napoli si è fatta promotrice di questa iniziativa e ha voluto farlo qui a Chieti, a Palazzo De Maio, nel cuore della città teatina, per ridare a questa città quel lustro che merita e che sta cominciando a riacquistare dopo aver avuto tante defezioni. È una cosa molto importante questa, noi saremo presenti, siamo presenti, Cassa Depositi e Prestiti farà la sua parte. Il nuovo spazio CDP di Chieti sarà al servizio di più di 3.100 imprese ed oltre 300 enti pubblici abruzzesi che riceveranno un supporto integrato dai consulenti di CDP, mettendo a sistema le diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio. Creare un punto di PIL in Lombardia è cosa difficile, è un'operazione ciclopica. Farla qui in Abruzzo è un'operazione più umana, più semplice. Cassa Depositi e Prestiti può fare la differenza. L'individuazione di aree di collaborazione che saranno formalizzate in un protocollo d'intesa sono state trovate anche con Regione Abruzzo per il potenziamento del sistema infrastrutturale, per il dissesto idrogeologico ed interventi post-sisma, di sviluppo urbano sostenibile e di rilancio economico del territorio. Le pubbliche amministrazioni si dovranno rendere proattive in questo confronto con Cassa Depositi e Prestiti e dovranno avere e cogliere così le opportunità di creare quelle infrastrutture che forse nella nostra regione sono ancora carenti. Sono certo che anche aziende meno strutturate potranno adesso avvicinarsi a queste realtà. Sul nuovo spazio di CDP a Chieti è intervenuto anche il neosindaco Diego Ferrara, parlando di un presidio positivo e di un segnale di attenzione e vitalità in questi tempi così difficili per l'economia del paese. Il sindaco ha concluso poi facendosi promotore con altri rappresentanti degli enti locali per mettere in atto incontri serrati e per sviluppare rapporti di collaborazione continua. Lo sport, ospite della trasmissione replay di Enrico Rocchi, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha fatto il punto sulle trattative che interessano vari gruppi per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del Delfino. Il massimo dirigente ha parlato anche dei contatti con Pavanati e ha ribadito che ci sono garanzie stringenti da rispettare per rilevare il club. Sto ragionando con alcuni gruppi che possono essere interessati a fare un percorso nel mondo del calcio. Tra questi ho conosciuto tramite un agente di calciatori, ho conosciuto il dottor Pavanati e ho fatto gli stessi ragionamenti che ho fatto con tutti. Il Pescara non ha nessuna fretta di essere venduto. Io, proprio a garanzia del Pescara, garanzia del Pescara e non di Sebastiani e del suo gruppo, ho dato delle condizioni e queste condizioni, se qualsiasi gruppo dovesse poterle rispettare, ci troveremmo sicuramente di fronte a un gruppo molto serio, perché vi posso assicurare che sono molto stringenti e soprattutto hanno bisogno di una solidità importante. Se dovessero arrivare le chiusure alle condizioni da me proposte, vuol dire che siamo di fronte a un gruppo importante, perché vi posso assicurare che non tutti si possono permettere il lusso di fare quello che ho chiesto io. Io ho in piedi una serie di trattative. Se una di queste trattative dovesse arrivare in porto alle condizioni da me proposte, allora significherebbe avere a che fare con un gruppo importante, per cui sarei la persona più felice del mondo. Quindi da questo punto di vista, e questo è un motivo di garanzia anche per la città e per il Pescara, fin tanto che nessuno si presenta con quelle garanzie, con quelle condizioni, il proprietario del Pescara sono io e il mio gruppo, quindi decido io, faccio quello che voglio e vado avanti senza nessun problema, per cui non mi hanno infastidito, anzi, secondo me, io credo che ci sarebbe voluta un pochettino di attenzione in più, ritengo, perché comunque sia, poi nella vita non si sa mai come vanno le cose, per cui prima di dire ho fatto già o sono pronto, magari io, ma ripeto, non è questa una mia idea, una mia sensazione, però ognuno poi ragiona con la testa sua. Io sono pescarese, vivo a Pescara, giro Pescara tutti i giorni e non farei mai una carognata al mio Pescara e alla città di Pescara, quindi non sono uno di quelli che si deve liberare del Pescara. Se lo farà, lo farà per renderlo migliore di quello che può essere oggi e soprattutto dando la società in mano a delle persone che siano serie, di comprovata serietà e che non hanno nessun tipo di problema.
Le condizioni di cui ti parlavo prima sono un motivo di garanzia non importante, di più per la società del Pescara. Perché poi io che faccio questo mestiere, sto nel settore bancario da una vita, so che se qualcuno ha la possibilità di portare certe garanzie vuol dire che ne ha almeno tre volte tanto. Scenario 1, se dovesse non esserci la possibilità di cedere il Pescara, noi non è che siamo carichi. Come al solito, come lo siamo sempre stati dal primo giorno a oggi, siamo dei leoni affamati, quindi non abbiamo nessun problema ad andare avanti. Se non lascio, sono costretto a fare sempre bene perché sono il primo tifoso del Pescara. Turno infrasettimanale di campionato domani in Serie C col Teramo che va a Catanzaro senza Bombagi, Lasic, Viero e Gerbin. Paci ritrova Santoro e Costa Ferreira con Iotti in difesa insieme a Piacentini, Diachite che sarà spostato sulla fascia destra. Fischio d'inizio alle ore 17.30, il servizio di Jacopo Porcella. Con il Catanzaro inizia un ciclo di partite ravvicinate che potrebbe restituire un valore ancora più definito dell'attuale Teramo. Perché in Calabria qualche mese fa al primo turno si fermò l'avventura playoff del Diavolo ed è al Ceravolo che dopo la domenica di pausa i biancorossi ripartono con negli occhi ancora la zampata vincente di Ilaria Pagani. Senza Bombagi, Viero, Lasic e Gerbi, Paci dovrebbe confermare per molti versi l'11 che è sceso in campo al Torre. Tornerà, e non è un ritorno da poco, Pedro Miguel Costa Ferreira, che di conseguenza dovrebbe essere schierato dal primo minuto, così come torna anche Santoro, abile e arruolabile per il Ceravolo e che giocherà nella ormai classica linea 2 con Arrigoni nella zona nevralgica del terreno di gioco. Dietro, con Lasic fuori causa, Diachite andrà sull'out destro, Iotti si sistemerà al centro della difesa con Piacentini, mentre Mungo dovrebbe essere spostato nuovamente a ridosso della punta. Arriveremo sul campo di battaglia, lì dovremo sapere adattarci al tipo di partita, perché potremmo aver preparato la partita migliore al mondo, ma poi quello che conta è sapersi adattare all'avversario, sapersi adattare al tipo di partita e comunque rimanere in fiducia ed equilibrati all'interno delle difficoltà che si potranno creare. Io credo che loro ci attaccheranno, ci presseranno alti, penso, perché giocheranno in casa e vogliono subito, sin da subito, far capire che tipo di partita ci aspetta. Noi dal canto nostro risponderemo con le nostre armi, cercando di essere intensi, aggressivi e cercare di lavorare sui nostri punti di forza, ecco, conoscendo bene l'avversario. Calabresi reduci invece dalla vittoria rigenerante di Avellino per 3-1 che ha salvato la panchina di Calabro a rischio qualora fosse arrivato un altro risultato negativo. Per il Teramo invece quella di domani è la prima di 4 partite da qui fino alla fine del mese di novembre, perché domenica alle 14 si torna al Bonolis contro il Catania prima del recupero del 18 sempre in casa contro il Foggia. Domenica 22 la sfida complicatissima a Liberati contro il Rullo Compressore Ternana. Si torna poi alla settimana tipo per preparare la seconda trasferta consecutiva in Puglia contro la Virtus Francavilla. Novembre mese cruciale dunque per non avere le vertigini e confermarsi come una big del girone C. Se non avessero giocato queste 3 partite la metterei al pari con Bari, perché forse a livello di qualità hanno qualcosina in meno, ma hanno tanta qualità, hanno tanta intensità, quindi è una partita che la paragonerei a Bari. Loro hanno giocato 3 partite e questo spero che sia un vantaggio per noi, perché con l'andare della partita dovremmo essere bravi a sfruttare questo tipo di vantaggio e quindi non posso dire che sarà la stessa partita di Bari, però la difficoltà è quella, la trasferta è lunga, sono 8 ore di pullman e la squadra avversaria è una squadra che in questo momento vuole vincere in casa perché ultimamente ha fatto male. E è una squadra di assoluto valore, quindi la paragonerei a Bari, con l'unica differenza che fisicamente non credo che saranno al meglio delle loro condizioni, anche se poi rimarrà una partita molto complicata, ma è una partita e siamo felici di andarla a giocare perché per noi è una grande opportunità. Si gioca domani in Serie C e dunque slitta l'appuntamento classico del martedì sera con Proteramo. La trasmissione di Jacopo Forcella andrà in onda domani sera alle ore 21. Sarà il dopo partita di Catanzaro-Teramo. Invece il TG6 torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.